Maggioranza ricompattata per il Consiglio Comunale che si è svolto in seconda convocazione e che ha registrato un vivace botta e risposta sulle opere pubbliche. Non è una e allora tutta e allora non possiamo fare i conti. Siete in grado di 3 milioni di euro sul tavolo. L'opposizione solo per non parlare. Vediamo un po' di andare in vediamo. E a relazionare e a dire la Corte dei Conti ha detto che tutta questa procedura che abbiamo messo in piedi tutti quanti noi non era legittima, quindi regolate le ricorrenze. Perché quando si minaccia, compreso anche te, subito i ricorsi amministrativi, un imprenditore deve avere certezze perché investe 3 milioni e mezzo e non sono soldi. Prima di tutto, prima di tutto devi moderare il tono. Perché c'è stato uno che ha scritto il primo contro la trazione degli investimenti. Non ti permetto di dire bugie sul mio conto. Hai scritto non mi sono mai permesso di denunciare una persona alla Procura della Repubblica o minacciare in sede contro la procedura. Io sto dando letto in quest'aula consigliare. Per cortesia devi stare zitto perché sono parlato io. Hai scritto ancora contro la procedura. Io ho detto in quest'aula consigliare che la strada che voi avevate imposto al Consiglio Comunale per disciplina di maggioranza era una strada sbarrata. Andavate a scozzare contro un muro, cosa che è successa? Perché se gli imprenditori hanno deciso di rivedere la loro posizione, non è perché una parte dei consiglieri di maggioranza hanno sollevato dubbi. Noi avevamo dato la disponibilità anche il giorno dopo a rivederci, a percorrere non solo la strada che lei aveva indicato, ma percorrere anche altre strade. Alla commissione, e rispetto a questa alla nostra commissione, non vi siete presentati. Rispetto alla a questa nostra disponibilità, lei e la maggioranza avete chiuso la porta. Questa è la verità. E, e in quest'aula consigliare lei ha il dovere di dire la verità. La verità la chiediamo giorno. La prima convocazione del Consiglio era stata particolarmente agitata per l'assenza di alcuni esponenti della maggioranza e relative polemiche da parte dell'opposizione. Melito rientra in maggioranza. Per rispetto del sindaco Mainiero, le sue parole, ecco la dichiarazione. Per sgombrare il campo dalle illazioni apparse sugli organi di stampa in questi ultimi giorni, con la sincerità che mi contraddistingue, posso affermare che trovo un forte disagio all'interno di questa maggioranza. I motivi sono tanti, questioni impianti sportivi di Campo Reale che versano in uno stato di totale abbandono e costituiscono un pericolo serio per l'incolumità dei ragazzi che vi si recano per giocare a calcetto. Cito anche l'incapacità da parte degli organi competenti di fare rispettare la delibera del Consiglio Comunale sulla questione degli ambulanti, per non parlare del silenzio assordante sulla centrale elettrica. Da notare che sul mattino di ieri già è stato pubblicato l'avviamento delle procedure espropriative per i terreni limitrofi al luogo dove costruiranno questo ecomostro che occuperà una superficie di circa 6 ettari. Senza dimenticare gli atavici problemi che attanagliano questa città d'arte, mi riferisco al traffico di Cardito, ai parcheggi, al Giorgione, al macello di Campo Reale, dove è stato costruito un macello comunale non a norma con un grande spreco di denaro pubblico, senza che nessun tecnico sia stato chiamato a rispondere degli enormi danni arrecati alla collettività. Ho letto qualcosa su Martino, l'Infadoro, e voglio solo dire che le mie sono questioni non personali, ma che riguardano il bene del paese. Comunque, per senso di responsabilità e solo per la stima profonda che nutro nei confronti di Antonio Mainiero, io sono qua per votare il Consiglio. Grazie.
Il Consiglio Comunale di Ariano Irpino ha approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012, 5.570.000 euro l'avanzo di bilancio. Il consesso ha poi fatto proprio il deliberato di giunta numero 51 del 1 marzo 2013, approvandolo all'unanimità, che riguarda gli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2013-2015, direttive politico-amministrative, dando in pratica indirizzi per sforare il patto di stabilità autorizzando la liquidazione e il pagamento di una serie di spese considerate emergenziali e prioritarie, soprattutto alla luce dei gravi problemi economici che stanno vivendo le imprese di costruzione. Approvate inoltre con una sola astensione la proposta di far voti alla Regione Campania al fine di riottenere i fondi finanziati per i PIP e poi revocati con la legge regionale numero 4 del 15 marzo 2011. Stiamo facendo il nostro compito con i piedi per terra e in maniera seria con quello che abbiamo, cercando di chiudere anche partite pregresse, e ci auguriamo che questa amministrazione non lasci una situazione del genere a chi verrà, ha affermato il sindaco Antonio Mainiero a chiusura di un lungo dibattito durato quasi 5 ore, con una serie di interventi da parte di consiglieri di minoranza e di maggioranza, da lui definiti spunti interessanti.